Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Per inaugurare il nuovo anno ho pensato a una ricetta legata al territorio e tipica delle stagioni invernali. Il verdetto della triglia. Gli ingredienti per preparare questo piatto sono clementine, puntarelle di cicoria, triglie fresche precedentemente sfilettate, aceto di champagne, acqua gasata, farina di riso, amido di mais, latte di capra acidificato. Ed ora passiamo alla preparazione del piatto. Prendiamo le triglie, le puliamo, sfilettiamo e le priviamo delle lische. Prendiamo le clementine, le sbucciamo, le passiamo a un estrattore e ci prendiamo solo la polpa, il succo. Con l'aiuto dell'amido di mais andiamo a montare con un mini pimer rendendo una crema omogenea, quasi gelatinosa. Prendiamo una bastardella d'acciaio, acqua gasata fredda, farina di riso e andiamo a frustare lasciando qualche grumo per far sì che quando poi immergiamo la triglia nella pastella e poi l'andiamo a friggere, quel grumo esplode e crea la bolla. Prendiamo l'olio di semi di arachidi, lo portiamo in ebollizione a 180 gradi, prendiamo le triglie, le passiamo in questa pastella, le scoliamo leggermente e le scendiamo piano piano nell'olio. Facciamo dorare prima di toccarle ad un lato, quando la triglia ha preso la giusta consistenza la giriamo. La tiriamo su fuori dall'olio un paio di volte per dargli una croccantezza in più, quindi uno shock termico. Una volta fritte e pronte e belle dorate, le adagiamo su un panno carta, le facciamo bene asciugare e poi le andiamo ad impiattare. Ed ora passiamo all'impiattamento. Andiamo a condire leggermente le puntarelle di cicoria con l'aceto di champagne. Mettiamo un filo di olio, diamo una leggera girata alla puntarella, la condiamo alla fine, prima dell'impiattamento, per lasciarla bella croccante. E adesso andiamo ad impiattare. Sto adagiando delle puntarelle di cicoria alla base per fare il letto alle nostre triglie. Prendiamo le triglie, adagiamo le triglie su questo letto di puntarelle di cicoria, mettiamo una goccia di questo latte di capra acidificato che serve per dare quella nota di acidulo al piatto. In ultimo la riduzione di mandarino che abbiamo fatto. Qualche decorazione che non guasta mai. Ecco a voi il verdetto della triglia. Gli ingredienti per preparare il nostro verdetto della triglia sono 8 triglie grandi, 200 g di puntarelle di cicoria, 4 mandarini grandi, 20 g di amido di mais, 150 g di farina di riso, 50 g di acqua gasata e 80 g di latte di capra acidificato. A questo piatto possiamo abbinare un buon vino pecorino. E a questo punto non resta che augurarvi un buon anno nuovo.